Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia. Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. Tema odierno, la Chiesa e la famiglia, un patto educativo per la scuola. Augurando a tutti voi un buon ascolto e una buona partecipazione, diamo ad Enrico la parola. Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Mater. Oggi parliamo di un tema molto importante, molto caldo in questo periodo, la Chiesa, la famiglia, un patto educativo per la scuola, è il tema di oggi, di questa rubrica che conduciamo a Radio Mater, Voi siete il sale della terra, e salutiamo i nostri ospiti di oggi, padre Luigi Gaetani, presidente della Conferenza Italiana Superiori Maggiori. Buongiorno padre. Buongiorno, buongiorno a lei, grazie per l'invito. E salutiamo il professore Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Il 15 aprile scorso, Monsignor Ivan Maffei, sottosegretario della CEI, scriveva un editoriale su Avvenire dal titolo molto significativo: Lo Stato che fa, scuole paritarie, ultima campanella, un servizio pubblico al collasso. Ebbene, scriveva Monsignor Maffeis, nella tempesta che ci sta flagellando, scrivere di scuole paritarie può stridere fin dalle prime righe e condannare a finire inclassificati perché fuori tema. Il giudizio non farebbe che confermare quella emarginazione culturale che nel nostro paese di fatto ha sempre impedito di riconoscere loro piena cittadinanza. La Chiesa, forte dalla sua tradizione educativa, ha a cuore la scuola tutta. In queste settimane le voci dei vescovi, insieme a quella delle religiose e dei religiosi, si sono unite a quelle di tante associazioni di genitori per rappresentare la forte preoccupazione circa la stessa tenuta del sistema delle paritarie. Se già ieri erano in difficoltà sul piano della sostenibilità economica, oggi, con le famiglie che hanno smesso di pagare le rette a fronte di un servizio chiuso dalle disposizioni conseguenti alla emergenza sanitaria, rischiano di non avere più la forza di riaprire. Dietro le parole c'è il volto di centinaia di migliaia di alunni e di migliaia di dipendenti. C'è la ricchezza di un presidio educativo unico. Ci sono i principi centrali in democrazia di libertà educativa e di sussidiarietà. Ecco, partendo da questo editoriale, che poi completeremo nel corso della trasmissione, nasce un grido d'allarme quanto mai reale, quanto mai sentito. Chiediamo ai nostri ospiti, e iniziamo da padre Gaetani, quale futuro avranno le scuole paritarie dopo il coronavirus? Quale futuro avranno il milione di studenti che frequentano le scuole paritarie? Padre Luigi. Sì, grazie per la domanda. Quale futuro avranno? Io la leggo al presente, nel senso che già il presente è gravido di incertezze e di conseguenza ci profila quello che potrebbe essere un futuro prossimo. Ed è un futuro, come dire, che parla realisticamente della chiusura di quasi il 30% delle scuole pubbliche paritarie. Perché stiamo vivendo, come ho avuto modo già di scrivere, una certa
agonia istituzionale, perché il governo, quando pensa alla scuola, non la considera come scuola pubblica statale, scuola pubblica paritaria, e non tiene in conto del contributo fondamentale che la scuola paritaria dà perché ci sia un diritto all'educazione rivolto a tutti, a partire dalla libertà della scelta educativa. Non tiene nemmeno conto del grido d'allarme sullo stato di salute delle scuole paritarie, un servizio educativo al quale il lockdown rischia di dare un colpo di grazia. E non tiene nemmeno conto che la scuola paritaria non è una scuola di élite per famiglie facoltose, ma che è innanzitutto una scuola popolare che ha saputo in un certo qual modo tessere la grammatica delle necessità su un territorio così variegato come quello italiano. E non tiene conto anche di quelli che sono i sacrifici delle famiglie per poter garantire una scelta educativa ai loro figli, dove oltre a pagare le tasse devono pagare doppiamente l'istruzione per una scelta educativa dei loro figli che li porta a frequentare una scuola paritaria, dove oggi però loro non possono assolutamente sostenere le rette, proprio perché famiglie non facoltose, ma stiamo parlando di un ceto molto popolare. Ecco, questi alcuni elementi, a mio avviso, che dicono la difficoltà e l'incertezza del presente e che delineano la difficoltà e l'incertezza del futuro prossimo. Ecco, sentiamo il professor Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum dell'Associazione Familiari, che preoccupazioni hanno oggi le famiglie italiane. Beh, questo tema della scuola paritaria, come avete detto voi, un milione di famiglie non devono essere considerate famiglie di serie B. Hanno fatto una scelta educativa per i loro figli altrettanto degna, tanto quanto appunto no, la scuola pubblica statale. Ricordo che il servizio pubblico a livello nazionale, a livello italiano, con la legge 62 del 2000 prende in considerazione la scuola pubblica statale, la scuola pubblica paritaria, non ci sono, diciamo, discriminazioni da fare. Il rischio proprio è che in questa fase, tenendo presente che c'è al momento un dibattito aperto per quanto riguarda le risorse che devono essere messe nel secondo decreto, prima c'è stato il Cura Italia con 25 miliardi, adesso saranno altri 50 miliardi che verranno messi appunto per quanto riguarda la ripartenza o comunque la tenuta del paese. Ecco, l'auspicio è che ci siano, come giusto che sia, le risorse anche per dare gli aiuti alla scuola paritaria, proprio perché non è una scelta di serie B. Io ripeto spesso ai genitori che mi chiamano e che spesso si arrabbiano, tra virgolette, no, con le suore o con i sacerdoti, io quello che dico è che non è una scelta della suora o dei sacerdoti il mantenere le rette, è semplice, cioè il nemico, tra virgolette, posto che non si tratta di nemico, ma diciamo la persona con la quale far presente alcune sollecitazioni, a cui far arrivare la propria voce, non è tanto la suora o il sacerdote che gestiscono la scuola paritaria, quanto piuttosto il governo che sta facendo delle scelte che invece mettono in luce una sorta di serie B per quanto riguarda la scelta paritaria. Io dico sempre che ho fatto una ricerca negli anni passati, no, di come funziona la scuola privata in questo caso, quindi non paritaria nel resto del mondo. Beh, la scuola privata è emblema e fiore all'occhiello di tutti i paesi del mondo, nel senso che addirittura è lo Stato che la finanzia, proprio perché c'è un desiderio di pluralismo scolastico. E ricordo sempre poi che anche in Italia, in questo caso la scuola paritaria, perché appunto c'è la legge 62 del 2000, non ha a che fare solo con i cattolici, ha a che fare anche con le scuole ebraiche, ha a che fare con le scuole dell'Aninsei, cioè mi sembra che tante volte ci andiamo a mettere in una questione ideologica, o perlomeno no, se ne parla a livello politico, no, diventa una questione ideologica contro
diciamo, il mondo cattolico, piuttosto che invece fare un ragionamento più ampio di scelta e di pluralismo scolastico, ecco. Ma professore, secondo lei perché la legge 62 del 2000, cioè di 20 anni fa, fa fatica a essere attuata in Italia? Allora, per me ci sono due fattori. Il primo, come dicevo, è quello legato al fatto che in Italia noi trasformiamo ogni situazione in situazione ideologica, cioè ci dividiamo, ma dai tempi dei Guelfi e dei Ghibellini, destra-sinistra, forza Inter, forza Milan, cioè abbiamo questo approccio molto semplicistico che non ci permette di, diciamo, gestire le situazioni nella loro complessità e ci fa diventare dei tifosi. Questo è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. E l'aspetto della scuola paritaria è entrato più nel dibattito mondo cattolico contro mondo non cattolico, e quindi si è aperto questo dibattito dove appunto chi ci rimette poi sono i genitori. Dall'altra mi permette di dire che c'è anche da fare un salto di qualità dal punto di vista della comunicazione, della narrazione e del racconto, perché io ho figli che vanno alla scuola paritaria e le assicuro che tra genitori non si ha la comprensione di questa divisione e del fatto che la scuola paritaria fa parte del servizio pubblico, cioè gli stessi genitori fanno fatica a comprendere il sistema, perché la maggior parte delle volte loro stessi parlano di scuola privata. Allora, avrebbe un senso parlare di scuola privata, ripeto, se stessimo in altri paesi, ma in Italia c'è la scuola paritaria, quindi questo discorso di pubblica paritaria, pubblica statale, non è così automatico, e io credo che sarebbe importante trovare un modo per spiegarlo meglio, perché sono 20 anni, come dice lei, che si prova a spiegarlo, ma ancora oggi, e le parlo anche all'interno di tante associazioni, diciamo, che fanno parte del mondo cattolico, questo errore si fa ancora, non c'è questa dimestichezza. Quindi da una parte appunto... Ma forse professore, perché viene sempre presentata non come scuola pubblica, cioè aperta a tutti, ma aperta soltanto ad alcuni privati, quelli che generalmente possono pagarla, che sono i cosiddetti ricchi. E invece anche questo è, diciamo, anche occorre dare un'informazione paritaria, giusto, anche su questo concetto che la scuola privata, sì, vanno solo i ricchi. Quello che io dico è, per questo dico che c'è anche una parte che dobbiamo migliorare noi, è che l'informazione di questo tipo di discorso la diamo noi anche, quindi nelle nostre scuole bisognerebbe spiegarlo meglio. Però sono 20 anni e questo concetto non passa, quindi dobbiamo cercare un modo per spiegarlo in maniera più semplice, perché su 20 anni, diciamo che è una cartina tornasole importante. Io lo dico perché non mi piace trovare sempre solamente un colpevole, dico anche che spesso dobbiamo anche noi fare un ragionamento, diciamo, di comunicazione migliore, perché tante volte siamo noi che comunichiamo male. Però vedo che c'è un grande salto di qualità, ad esempio il coronavirus ha fatto sbocciare, diciamo, anche tanti interventi che ho visto online di suore, di sacerdoti che hanno mandato dei video per spiegare la situazione, dove si sta dando anche, no, un approccio comunicativo diverso. Sicuramente, sicuramente. Padre Gaetani, ecco, un approccio comunicativo diverso. Come realizzare questo approccio nuovo? Ma innanzitutto credo, allontanandosi dall'idea che la scuola pubblica paritaria va alla ricerca di denaro per poter sostenere una sua posizione sociale, quindi allontanarsi dall'idea di privilegio, di nicchia. Questo non ha sicuramente favorito la scuola paritaria, perché questa è l'immagine che è passata. E poi chiaramente allontanarsi da quell'altra idea che è divenuta un'ideologia e che spacca tutto e ci pone sempre agli antichi, cattolici e non cattolici. Insomma, e superare gli steccati dell'ideologia è quello che blocca tutto, vero? Credo che sia importante innanzitutto comprendere che stiamo parlando di una scuola e che la scuola deve essere di tutti e che non c'è una scuola di parte.
Per questo il servizio è pubblico statale ed è pubblico paritario. Certo. Ecco, la scuola è più. Ecco, questo, come dire, mi sembra che sia la grammatica fondamentale per un pluralismo culturale all'interno di un paese democratico. Ecco, noi credo che dovremmo ripartire proprio da questo. Se vogliamo una società pluralistica, dobbiamo educare a un pluralismo culturale, che pone cioè un problema antropologico di base. Altrimenti, come dire, continueremo ancora a tirarci i capelli se dobbiamo accettare o meno il diverso, se dobbiamo accettare o meno chi viene sul nostro territorio, perché appunto abbiamo perso la flessibilità culturale in un paese che ha fatto scuola di pluralismo culturale e di flessibilità culturale. Ecco, io credo che dovremmo ripartire da lì. Esattamente. Ma c'è un altro aspetto importante e vorrei affrontarlo prima che il professor De Palo ci lasci per un suo impegno. Monsignor Maffei scriveva sempre nell'editoriale del 15 aprile: allo Stato non si chiedono privilegi né elemosina, appunto come dicevate voi, ma di riconoscere il servizio pubblico che questa realtà, che queste realtà assicurano. E poi fa una proposta: un fondo straordinario destinato alle realtà paritarie o con forme di sostegno, quali la detraibilità delle rette alle famiglie. E questo sono proposte concrete che credo che rispecchiano anche le istanze sia delle famiglie ma anche dei direttori delle scuole paritarie, vero professore? Guardi, io mi perfetto essere chiamato professore, quindi ce l'ha con me, vero? Sì, pronto? Eccomi. No. Sì, nel senso sono profondamente convinto del fatto che anche la politica deve fare la sua parte. Don Ivan spiegava giustamente che cosa? Il fatto che in Italia noi abbiamo una grande ricchezza che è la sussidiarietà, che è tra l'altro contemplata anche all'interno della Costituzione italiana, quindi non è un'invenzione solo della dottrina sociale della Chiesa, ma è qualcosa che ha a che fare anche appunto con la Costituzione italiana, ed è molto semplice, è il principio secondo il quale lo Stato non può fare tutto, ma soprattutto in base al quale prima vengono le persone, poi vengono le famiglie, poi vengono le scuole, le parrocchie, i sindacati, le associazioni, e dopo, solo dopo, viene il comune, la regione e lo Stato. Allora, questo è un principio che i cittadini non comprendono così, non è così immediato, ma è il senso poi anche, la forza di questo nostro paese, perché questo paese potrà uscire dalle crisi, potrà uscire dal coronavirus, solo se riesce a valorizzare quella sussidiarietà che ha al suo interno e che sono anni che sta dando, diciamo, risposte silenziose senza il clamore, ma che sta dando appunto anche un aiuto concreto a tutto il sistema, e che invece vi è negata. Cioè, se le cose se lo Stato non arriva a fare qualcosa, ci devono pensare i cittadini. Cosa di più, dovrebbe essere il contrario, cioè se i cittadini non arrivano a fare qualcosa, se i cittadini arrivano a darsi delle risposte autonomamente, ci deve pensare lo Stato nasce per questo, mentre invece noi abbiamo quasi invertito questo discorso. Ecco, la scuola paritaria è uno degli elementi più immediati di sussidiarietà che abbiamo, cioè è proprio laddove lo Stato non può arrivare, perché ricordo che se domani tutti gli studenti delle scuole paritarie dovessero entrare nelle scuole statali, no? Non ci sarebbero abbastanza posti, e aggiungo anche che qualora si dovesse fare un discorso di questo tipo, aumenterebbero a dismisura i costi dello Stato, perché la scuola paritaria, un altro dei vantaggi che ha, è che fa anche risparmiare, perché uno studente, lo sappiamo, costa molto di meno rispetto a quanto costa uno studente in una scuola statale. Ecco, Don Ivan metteva in luce col suo articolo proprio questo, cioè il fatto che c'è una sussidiarietà che deve essere valorizzata. La scuola paritaria dà un contributo oggettivo e grande, fa risparmiare,
si mette al servizio dello Stato. Sarebbe bello che lo Stato si mettesse al servizio della scuola paritaria, ma non in quanto scuola paritaria, in quanto scelta di più di un milione di famiglie per i loro figli. Ecco, questo passaggio, che può sembrare, diciamo, lavalissiano, è un pochino macchinoso, proprio perché noi tante volte non viviamo in un regime di sussidiarietà, ma di sudditarietà. Cioè, noi oggi come oggi ci sentiamo molto più, noi pensiamo che ci sia prima lo Stato e poi i cittadini, mentre invece è assolutamente il contrario. E questo è un cambio di paradigma che deve poi spingere anche lo Stato a dare delle risposte, non perché, come dice Don Ivan, la scuola paritaria vuole l'elemosina, ma perché la scuola paritaria è un vantaggio per lo Stato, quindi non è elemosina. Lo Stato, aiutando la scuola paritaria, aiuta se stesso, aiuta al di là delle famiglie che compongono e che sono, appunto, hanno fatto questa scelta, ma soprattutto aiuta se stesso, perché risparmia e perché offre un servizio plurale ai suoi cittadini. Ecco, grazie al professor Gigi De Palo, grazie per il suo intervento. In poche parole, le scuole paritarie fanno un servizio pubblico, non fanno un servizio per un'elite, assolutamente, lo fanno per tutti, per cui anche il sostegno da parte dello Stato non può mancare. Sappiamo che lei ci deve lasciare, la ringraziamo, sì. Gigi De Palo. Io vi ringrazio. Grazie. Tanto, chiedo scusa, ma ieri abbiamo fatto una manifestazione, diciamo, con un flash mob, abbiamo applaudito alle famiglie, oggi molti giornali e televisioni ci stanno chiamando e quindi chiedo scusa per questo impegno, però veramente vi ringrazio, perché questo tipo di dibattiti sono sempre importanti. Buon lavoro, grazie davvero. Grazie. E giriamo a padre Gaetani, ecco, un approfondimento sempre su questo tema del fondo straordinario destinato alle realtà paritarie o come forma di sostegno alle famiglie, ecco, è una delle forme di sostegno, è proprio la detraibilità delle rette che appunto le famiglie danno alle scuole paritarie. Padre Gaetani. Sì, è stato sottolineato che noi non chiediamo né privilegi né elemosina, come ha detto De Maffeis nell'intervento a nome della CEI, come abbiamo sottolineato noi conferenze di religiosi e religiose, CISM e DUSM in Italia, perché crediamo innanzitutto che noi stiamo mettendo al centro dell'attenzione la famiglia e non gli istituti o le necessità degli istituti. E per questo noi non chiediamo né privilegi né una manciata di euro per tirare a campare. Sì, sì. Ma diciamo che al centro, sì, deve stare la famiglia con le sue necessità. Le famiglie non ce la fanno a pagare le tasse e non ce la fanno a pagare doppiamente il diritto all'istruzione pubblica. Allora, cosa crediamo? Crediamo che innanzitutto la scuola, no, all'interno, okay, di un paese democratico come il nostro, deve innanzitutto essere la prima impresa, l'impresa più importante, perché produce uomini e donne consapevoli. È come un volano dello sviluppo sociale, quindi economico del paese. Allora, chiedere un fondo straordinario o la detraibilità delle rette alle famiglie significa avere un'idea di paese, non significa chiedere un'elemosina, perché questa sarebbe un'altra idea di paese, cioè di un paese che ha bisogno di essere continuamente sostenuto da qualcun altro. Significa comprendere che o la scuola riparte insieme a tutte le altre imprese, o sarà complicato, almeno in ampie zone del nostro paese, avere una reale ripartenza. Ecco, a me piace collocarlo dentro questo orizzonte di riflessione, il fatto di chiedere un fondo straordinario destinato alla scuola, no? Oppure chiedere la detraibilità della rete alle famiglie.
Cioè è un'idea di Stato, un'idea di democrazia che noi avanziamo. Non è un'idea, come dire, di elemosina che chiediamo. Sì, padre Gaetani, ecco, prima di uno stacco musicale e prima di aprire le telefonate per far intervenire anche voi amici di Radio Mater che ci state seguendo, io volevo accennare a un altro editoriale sempre di Don Ivan Maffeis, Monsignor Ivan Maffeis. E questo editoriale del 24 di aprile. Don Ivan ribadiva come apportare il maggior carico della ripartenza di questa fase 2, no, che è iniziata proprio oggi, sarà la famiglia. Genitori che sono in cassa integrazione, magari con aziende che hanno già chiuso o che rischiano di chiudere, e figli a casa senza la possibilità di frequentare la scuola. E chiedeva Don Ivan che la proposta di legge di un assegno ad ogni figlio fino a 14 anni diventi finalmente legge. Non è urgente, padre Luigi, tornare a mettere al centro della politica e della società la famiglia, dimenticata in questi anni, per mettere l'individuo al posto della famiglia? Si è sempre guardato l'interesse del singolo individuo e molto meno alla famiglia. Non le sembra che ora di tornare a mettere il cuore di tutta la società, che è la famiglia? Ogni difficoltà personale o collettiva porta le persone ad essere riflessive rispetto a quello che vivono e rispetto a quello che potranno vivere. Credo che il coronavirus, oltre la drammaticità che ha devastato la vita di tante persone, di tante famiglie, di intere società, sia anche stata un'opportunità per noi, e lo è ancora, di riflettere su quello che sono elementi basici, fondamentali, che sicuramente abbiamo scoperto, no, in questo tempo, che la dimensione della famiglia è la tessitura fondamentale di uno Stato, di una società, e che senza la famiglia c'è una infinita solitudine e c'è una forma di egoismo che non genera nessuna partecipazione e nessuna dimensione sociale della convivenza civile. Allora, in questo tempo, proprio perché forse siamo stati obbligati a stare insieme, a condividere il tempo, a perdere tempo, noi abbiamo riscoperto il valore fondamentale ed equilibrante anche da un punto di vista psicologico, affettivo, della dimensione della famiglia. La famiglia al centro. Io credo che il dramma del coronavirus pone in una maniera forte la centralità della famiglia dentro una società. Noi, se abbiamo ottenuto e se riusciamo a tenere questa situazione, è perché dietro c'è una famiglia, ci sono rapporti veri, profondi, ci sono rapporti che costruiscono l'umano, che fanno veramente l'edificazione dell'uomo. Ecco, io credo che questa è una grande lezione. Chiaramente la politica deve saper tradurre in scelte poi concrete, che formano e costituiscono lo Stato sociale, no? Queste esperienze di base fondamentali. Allora la politica deve ritornare a parlare della famiglia, deve mettere in piedi una politica della famiglia. E quando dicevo che la scuola è la prima fabbrica del nostro paese, perché è la fabbrica dell'uomo, dove si costruisce un uomo, ecco, la politica deve scommettere su questo, deve puntare, deve investire su questo,
Non si può investire sulle golf e non investire sulla famiglia, non si può investire sui ristoranti o sulla politica dello sviluppo industriale e non sulla famiglia. La famiglia è fondamentale e per questo dicevo, o si parte insieme o non si parte. Sicuramente, o si parte insieme o non si parte, concetto che è stato ribadito tante volte da Papa Francesco nella sua omelia anche a Santa Marta. Ecco, partire assieme, se no non si può ripartire. Dalle frequenze di Radio Mater sta andando in onda Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. Tema di quest'oggi, la Chiesa e la famiglia. Un patto educativo per la scuola. Intanto accogliamo una prima telefonata, abbiamo padre Amigoni dalla provincia di Milano che ci telefona. Prego. Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno padre. Sì, dica. Ho a che fare con una scuola cattolica, con un numero abbastanza elevato di alunni. In questo momento il problema è urgente, immediato, per cui prima e al di là delle considerazioni generali, culturali che sono state anche proposte in questa trasmissione, in questo momento è proprio importante insistere, riuscire a far arrivare nella sede opportuna la richiesta di aiuti che sono necessari, urgenti, dovuti. Non c'è dubbio. Penso che in quale forma, in quale misura in questo momento nell'area di governo siano disposti a recepire queste istanze, purtroppo qualche riserva. Rimane però vero, questa mi sembra la cosa importante detta precedentemente, che l'idea di sussidiarietà educativa, sussidiarietà culturale sia importante, perché mi pare che da tutti sia facile accettare che ci siano istanze che affianchino lo Stato nel gestire forme di povertà, di miseria, di emergenza. Immaginare che ci sia una sussidiarietà permanente, che infatti di educazione, di libertà culturale, di libertà educativa è molto più difficile, storicamente in Italia è molto molto difficile, per cui anche là dove finalmente si è riusciti ad arrivare a una legge che riconosce la paritarietà di educazione, poi la produzione pratica è stata molto, molto lenta e molto faticosa. Ecco, questo è quello che penso e quello che mi sembra di poter dire. Grazie. Sì, sicuramente appunto come diceva padre Amigoni, è importante far sentire la propria voce e chiedere quello che non è una esclusività, è un diritto, credo. Padre Gaetani. Sì, è importante il concetto di sussidiarietà e anche la nota che faceva padre Amigoni. Nella nostra ultima nota, CISM-USMI, infatti abbiamo affiancato alla categoria della sussidiarietà, che come dire può avere una tenuta più o meno stabile nel tempo, quella della coessenzialità. Cioè la scuola pubblica paritaria è coessenziale e non semplicemente sussidiaria ad un sistema. Perché la coessenzialità dà diritto non di camminare solo con una gamba, ma di poter camminare con due gambe, quello della scuola pubblica paritaria e quello della scuola pubblica statale, che hanno gli stessi diritti e doveri e che svolgono una funzione coessenziale rispetto all'educazione e rispetto al pluralismo culturale, rispetto alla libertà di un paese democratico come il nostro. Esatto, per cui è una scuola, la scuola paritaria è una scuola pubblica nel senso che è a servizio
del pubblico, nel senso che è a servizio della società e non è a servizio, come dicevamo prima, di un'elite. E questo che secondo me è un concetto fondamentale. Anche la legge del 2000, che parla appunto delle scuole, che riconosce le scuole paritarie, penso che occorre togliere quel termine privata, scuola paritaria privata. Ecco, perché quel privata è quello che ha condizionato sempre il concetto che siano scuole, non dico in serie B, ma solo per alcuni come quelli che possono farla, invece no, è la famiglia che sceglie, io mando mio figlio in questa scuola o in questa scuola, ecco, e questo è il concetto che va forse corretto lentamente, prima parlavamo anche di dell'importanza della comunicazione che va cambiata, che va modificata, che va resa più incisiva e questo non è un discorso da fare in pochi giorni ma in tanto tempo, ecco, e non soltanto ovviamente in questo periodo di post coronavirus. È d'accordo, padre Gaetani? Certamente che è così. Abbiamo un messaggio che ci è arrivato, cioè, sì. Se possiamo leggerlo. Sì, dice, sì, sì, prego. Il professor Gigi dice che c'è un'idea di sudditarietà e ricorda a Don Ivan che ci vuole un approccio di comunicazione diverso, perché oggi la scuola paritaria non è una priorità né per lo Stato né per la Chiesa né per tante famiglie, le quali credono che anche i cattolici possono entrare nella scuola statale e fare anche lì la propria azione cattolica, così si aiuta la famiglia. Firmato Alain Pandolfi. Alain, ok. Sì, padre Gaetani, cosa risponde ad Alain? Guardi, questa è un'idea, come dire, che continuamente ritorna, no? Cioè come se la scuola pubblica statale fosse in grado in questo momento, in un istante, in pochi mesi, di assorbire una realtà come quella pubblica paritaria senza costi. Mentre, come dire, il problema è molto più complesso e forse qui c'è la necessità veramente di un percorso formativo proprio all'opinione pubblica, perché c'è una battaglia culturale che dobbiamo fare per aiutare i cittadini a capire che se venisse meno la scuola pubblica paritaria, i costi, cioè le tasse, per noi avrebbero un ulteriore incremento, in quanto la scuola pubblica statale ha dei costi, potremmo dire, pazzeschi. E se venisse meno un terzo della scuola, semplicemente un terzo, quel 30% a cui facciamo riferimento, restando queste condizioni, cioè un 30% di scuole che farebbero fatica a riaprire a settembre prossimo, per il prossimo anno scolastico, allo Stato questo costerebbe oltre 2,4 miliardi di euro. Perché ogni alunno iscritto a una scuola pubblica statale, questa è fonte OCS, costa 8.200 euro. Uno studente in una scuola paritaria allo Stato costa 500 euro. Allora, lo Stato sarebbe in grado di farsi carico di questi ulteriori costi? Inoltre, ci sarebbe un altro problema caldo, no? Andrebbero licenziati 40.000 lavoratori del settore, tra docenti e personale amministrativo.
lo Stato dovrebbe far fronte a questa situazione, cioè 40.000 lavoratori con tutte le loro famiglie. Allora, questo è un problema di carattere, possiamo dire, economico. Poi c'è il problema ideologico e c'è un problema culturale. Il problema ideologico dice basta la scuola di Stato. Il problema culturale dice dobbiamo favorire il pluralismo culturale. E la scuola è l'ABC del pluralismo culturale. Perché se creiamo condizioni di assolutizzazione di una forma culturale, è chiaro che la nostra società rischia la deriva culturale. E non possiamo poi parlare di integrazione dentro questa società, non possiamo parlare di un mondo fatto di modernità, di incrocio di culture, di scambi culturali, perché saremmo incapaci a sostenere la differenza culturale. Perché se non riusciamo a sostenere una differenza ad intra, cioè dentro le ragioni e la natura stessa di uno Stato, riconoscendo la libertà educativa, come potremmo riconoscere una differenza culturale poi in tutti gli ambiti del sociale? Ecco, il problema è molto complesso, per questo dico che ci sarebbe bisogno veramente di una scuola culturale, no? Di una battaglia, dicevo prima, culturale. Per aiutare una formazione nuova culturale, no? Ovviamente. Ecco, per questo parlavo giustamente del professor De Palo, del principio di sussidiarietà a cui facevo seguire quello della coessenzialità. No? E portavo l'esempio che non si può camminare solo con una gamba, lo Stato. No, lo Stato è affiancato continuamente dal privato, ma un privato che in questa circostanza ha una dimensione pubblica, a tutti gli effetti, riconosciuto appunto sia dalla Costituzione al numero 33, sia dalla legge 62 del 2000. Ecco, per questo già allora l'ex ministro Berlinguer, che presentò appunto la legge 62-2000, affermava che la società italiana deve comprendere che ha bisogno della scuola, di tutta la scuola, pubblica, statale, pubblica, paritaria. Sicuramente. Chiedo a Mario in regia se ci sono altre telefonate o altri messaggi. Per ora non ci sono, vogliamo rinnovare ancora il numero per intervenire in diretta anche da parte delle famiglie o che cosa, il numero è 031 64 60 00, oppure anche per gli sms 331 79 14 523. Padre Gaetani, ieri Avvenire riportava la notizia che l'Ufficio Nazionale per la Pastorale Giovanile, assieme alla Segreteria Generale della CEI e in coordinamento con le realtà territoriali, ha proposto in questi giorni un progetto per l'estate ragazzi in tempo di pandemia, dal titolo Aperto per Ferie, ed è stato pubblicato sul sito Chiesa Chi ci separerà? chiesacattolica.it. Un documento condiviso e sostenuto da molte associazioni e congregazioni. Perché questo documento e qual è la finalità? La finalità credo che sia stata espressa molto chiaramente, cioè ancora una volta, l'interesse non sono, come dire, le attività che noi portiamo avanti. Cioè in questo momento uno potrebbe dire, va bene, allora voi state ragionando perché volete riaprire gli oratori. No, a noi ci interessa la vita dei ragazzi, non ci interessano gli oratori in sé. Allora la finalità di questa estate la Chiesa la pone nel fatto che a noi stanno a cuore i ragazzi, sta a cuore la vita dei ragazzi, ci interessa la vita dei ragazzi. Ecco, questa è la finalità di questo progetto, che è un progetto che chiaramente ancora una volta vuole sottolineare il fatto che la Chiesa non ci lascia soli, ma che c'è un'esperienza di compagnia che è la radice ultima e la finalità dell'essere Chiesa.
La Chiesa è una comunità in cammino e di conseguenza più che mai in questo momento, ecco, bisogna sottolineare che non possiamo non far fondo a tutta la fantasia della carità per poter garantire ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, ai nostri giovani di poter vivere un'estate non da reclusi, ma un'estate in relazione, perché la sofferenza più grande dell'allontanamento è proprio quello di restare soli, magari sì, con mezzi di comunicazione tra le mani, molto virtuali, ma che ci distanziano dalla realtà della vita quotidiana, dalle relazioni vere, dalle amicizie che abbiamo coltivato sino all'altro giorno. Ecco, questo è, credo, quello che sta a cuore alla Chiesa italiana lanciando questa proposta. Sicuramente, perché altrimenti rischiamo di far crescere dei ragazzi virtuali, ragazzi collegati online da mattina a sera, ragazzi legati non al sociale ma ai social. Ma c'è un altro problema, padre Luigi, e che è quanto ha proposto il ministro. Abbiamo, scusa Enrico, abbiamo pochi minuti, prego. Avremo una telefonata se possibile. Sì, prego, abbiamo prego. Maria che ci chiama da Milano. Sì, buongiorno Maria, buongiorno. Buongiorno, devo dire una cosa che non riguarda esclusivamente la scuola. Io sono stata insegnante sia in scuole pubbliche che private, ma riguarda la Chiesa in generale, la Chiesa dei cristiani cattolici dell'Italia. Ogni regione poi avrà le sue caratteristiche o le avrà avute in un certo modo. Il fatto è che mentre all'inizio Papa Francesco l'ha ribadito molto, di dire che la Chiesa deve essere in uscita, e non parlava delle scuole soltanto, parlava di tutte le forme in cui si esplica la vita ecclesiale, laici, preti, eccetera, ma questa cosa non è stata presa in profonda considerazione. Io ho visto, abito a Milano, vedo che nelle chiese si cerca di attirare la gente perché frequenti la messa e tante altre belle cose, ma l'idea di annunciare il Vangelo al di fuori degli stretti praticanti non esiste, mi pare, posso sbagliarmi, dovrei sbagliarmi. Questa cosa si ripercuote anche nelle scuole cattoliche, nel senso che è ben difficile, mi pare, che in una scuola cattolica un ragazzo si senta dire: ma tu sei responsabile dell'anima anche dei tuoi compagni di scuola che incontri alla partita di football o tante altre cose. Questo è un problema generale della Chiesa e dovrebbero farsene carico le scuole cattoliche per ricordare forse prima di tutto i genitori, che devono essere loro a spingere all'annuncio del Vangelo i loro figli e poi aiutati dai loro insegnanti di scuole paritarie almeno, se non anche di quelle altre. Va bene, ho finito. Grazie, grazie. Grazie, grazie mille. Padre Luigi, cosa rispondere a Maria? Qui c'è il discorso del proselitismo e quello della testimonianza, su cui tante volte parla anche padre Santo Padre. Pone due questioni. La prima, che le chiese vuote sono un segno e sono anche una sfida. Una sfida pastorale, dove quel uscire o quell'essere chiesa come ospedale da campo, a cui faceva riferimento Papa Francesco, diventano fondamentali oggi. E qui forse siamo impreparati. Siamo impreparati a vivere una dimensione di chiesa sulla strada. Eppure, come dire, l'origine della chiesa è proprio questa. Il significato stesso di chiesa è strada.
Forse ecco, anche in questo momento, no? La riflessione teologico-pastorale potrebbe spingere maggiormente in questa direzione e recuperare quell'altra dimensione, cioè della testimonianza, che passa attraverso il quotidiano, che passa attraverso le relazioni, che passa attraverso gli incontri, che passa attraverso una qualità di vita che è bella di per sé stessa. Ecco, io credo che questo veramente ci porti oltre una pastorale meramente sacramentale o una pastorale che accade semplicemente dentro i luoghi del sacro, che abbiamo magari sì, definito sì, indubbiamente contro ciò che è la sacralità in se stessa, perché Gesù Cristo con la sua morte ha spaccato tutto ciò che era divisione tra sacro e profano, no? Quella spaccatura del velo del Tempio, dove emerge il Cristo crocifisso, è proprio l'emblema più importante, no? Che non c'è più sacro e profano, perché tutto è sacro, perché tutto è legato alla persona di Cristo. Esatto, se mi permette padre, volevo aggiungere anche un altro concetto, sì, uscire, ma per uscire devi essere ricco dentro. E dove raccogli la tua ricchezza? Dove prendi il bagaglio per poter uscire dalla Chiesa? Se non ci si inginocchia davanti all'Eucaristia e non ci si arricchisce di Gesù, non puoi uscire. Ecco il perché, l'importanza delle celebrazioni con il popolo, da ritornare lentamente nella sicurezza, nella prudenza, nell'obbedienza, ma di ritornare a celebrare. Purtroppo c'era un altro tema che volevo affrontare con lei, padre Gaetani, che è quello relativo alla proposta del ministro Azzolina di fare da settembre 50-50, cioè alcuni alunni a scuola e alcuni a casa. Ecco, è un tema anche questo importante, ma non abbiamo purtroppo il tempo vorrei solo dire però una parola su questo, perché noi abbiamo fatto una proposta molto bella. Non si tiene conto che lo spazio c'è. Certo. Anche tenendo le debite distanze nelle aule, non fare le cosiddette aule pollaio, ma lo spazio c'è, basta chiedere alle scuole paritarie un aiuto alle scuole paritarie. Ecco, noi abbiamo messo sul piatto della bilancia proprio questo, cioè la disponibilità da parte dei nostri istituti, chiaramente previo accordo, di tutti gli spazi di cui siamo capaci. Perché effettivamente si possa creare un'alleanza, l'abbiamo definita, civica e culturale, perché i nostri ragazzi possano effettivamente tornare a scuola, per quel principio dello Stato a cui facevo riferimento prima, o partiamo tutti o non parte nessuno, perché non è possibile che i genitori vadano a lavorare e i figli restino parcheggiati da soli in casa. Allora noi abbiamo detto, noi siamo disponibili a mettere a disposizione gli spazi che abbiamo, facciamo un patto educativo e mettiamo tutti i ragazzi in condizione di poter tornare a scuola. Questo mi sembra una cosa bella, una cosa importante in uno Stato civile come il nostro, in un paese così profondamente culturale come il nostro. Saremmo un esempio veramente per tutto il mondo. E sarebbe anche un andare oltre quegli steccati ideologici che sino ad oggi ci hanno divisi e che ci hanno contrapposti in tante circostanze. Ecco, io credo che questo lo Stato lo dovrebbe prendere seriamente in considerazione, e soprattutto il ministro Azzolina dovrebbe valutarlo in profondità, perché da parte nostra c'è la più ampia disponibilità a dialogare. Sicuramente, perché dopo questa fase 2, sicuramente dopo questo coronavirus, le cose non potranno essere e tornare a essere come prima. Grazie a padre Luigi Gaetani, grazie. Presidente della Conferenza Italiana Superiore Maggiori, grazie mille. Grazie a lei. E grazie a Gigi De Paolo, Presidente nazionale del Forum dell'Associazione Familiari. Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.